Lei è Giorgia! Ed è una donna! Ma soprattutto è una madre! Glielo toglieremo? Non me lo toglierete! Non lo faremo! E questa brava signora oggi è in testa ai sondaggi. Di fatto è il nuovo volto della destra italiana. E secondo moltissimi analisti, alle prossime elezioni di maggio 2023, con una larga maggioranza e con un'ottima coalizione con Lega e Forza Italia, molto probabilmente la Meloni potrebbe diventare il prossimo presidente del Consiglio. Donna del resto! Quindi la domanda è: com'è possibile? Com'è possibile un partito che fino a ieri stava al 4%? Oggi è in testa nei sondaggi? Com'è possibile che la Meloni in 3 anni abbia scalzato di fatto Salvini? E soprattutto, può davvero farcela diventare presidente? La risposta la vediamo tra poco. No, in realtà la vediamo subito. Sì, certo che può farcela. Comunque, sigla! Per capire la situazione oggi dobbiamo fare un salto indietro alle ultime elezioni politiche. È il marzo del 2018, le elezioni sono alle porte, e in questi ultimi 2 anni il mondo, dall'Europa alle Americhe, è diventato un posto un po' più strano. Quella che si percepisce è una nuova ondata politica mondiale, uno slancio che sembra avere come obiettivo lo scardinamento dell'ordine costituito. Quale ordine? Beh, in effetti forse sarebbe meglio dire politiche tradizionalmente costituite, che è quelle che possiamo definire appunto con grande libertà liberali, appunto. Dal punto di vista economico si intende ovviamente quel liberalismo in cui il mondo è globalizzato, economicamente interconnesso, e dal punto di vista sociale anche lì liberale, nel senso gay, ok. Quindi questa nuova ondata politica tendenzialmente è contrario a questo modo di vedere le cose. Attenzione, non è prettamente di destra, ma è certamente reazionaria. Il discorso in linea generale è tipicamente: una volta si stava meglio, una volta il nostro paese era un grande paese, ma ce l'hanno tolto, cerchiamo di tornare a essere quel paese, perché noi siamo migliori per quelle cose che ci hanno voluto togliere. E quindi pensiamo a noi, come se appunto prima non si pensasse a noi. E in ogni parte del mondo, declinata in mille modi diversi, questa nuova ondata, questa nuova ideologia prende forma. Proprio nel 2016 c'è la Brexit e gli inglesi decidono di staccarsi dall'Europa con grandi speranze, ma anche ingannati con grandi frottole, come ammetterà pubblicamente Nigel Farage la mattina dopo il voto. Sempre nel 2016, negli Stati Uniti, Trump diventa presidente. La cosa bella è che la sua presidenza inizierà con indagini dell'FBI sui suoi rapporti con la Russia e finirà con una commissione per sedizione e colpo di Stato. Nel 2018 in Brasile diventa presidente Bolsonaro, anche lui tutto un programma, o ancora nel 2017 i neonazisti di Alternative for Deutschland entrano nel Parlamento tedesco con un eccellente 12%. Insomma, è una nuova ondata politica, gli abbiamo dato mille nomi: nazionalismo, populismo, sovranismo. Insomma, era comunque una nuova ondata che aveva l'obiettivo quello di cambiare le cose, molto spesso in ottica reazionaria. Non a caso il famoso politologo Jan Zielonka all'epoca definì questo movimento come controrivoluzione, perché la rivoluzione ovviamente era la rivoluzione liberale dopo i totalitarismi, no? Mentre invece questa diventava una controrivoluzione. E trovò ovviamente una serie di cause, alcune classiche come la crisi economica, l'aumento della disoccupazione, l'aumento della disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza, ma non solo, anche la sfiducia nel sistema, la sfiducia nei confronti della politica tradizionale, nei confronti dei partiti tradizionali. Non a caso si parla di perdita dei valori dei partiti tradizionali, in particolare a sinistra, che è sempre più simile alla destra, e si mettono d'accordo tra di loro molto spesso. Oppure anche la sfiducia nei confronti del sistema giornalistico, nel senso di come ci informiamo, molto più dettata dal profitto e quindi al sensazionalismo che non invece all'informazione. Insomma, la solita politica, il solito sistema non piace e deve essere cambiato. E in Italia, alle elezioni del marzo 2018, fu esattamente questo quello che accadde. I partiti tradizionali, che non a caso avevano governato insieme per tanto tempo, erano crollati. Il PD e Forza Italia persero entrambi circa 8 punti percentuali a testa, e a stravincere furono i partiti che da anni erano sempre stati tenuti ai margini, ossia Movimento 5 Stelle e Lega. Trovarono l'accordo e nacque il governo Conte 1. E vi ricorderete che da quel momento il rapporto tra Movimento 5 Stelle, o meglio tra Movimento 5 Stelle e Salvini, sarà tutto particolare. Infatti, nonostante i due fossero nello stesso governo, Salvini farà di tutto per screditare il Movimento 5 Stelle e attirare più gradimento possibile. C'è da dire che il Movimento 5 Stelle all'epoca farà veramente di tutto per fare figure barbine, ma è comunque ingiusto. Quindi come fece Salvini a ottenere sempre più consenso? Da una parte Salvini, come il resto del partito, sta attraversando una fase di transizione. Il nome del partito era cambiato, il colore sociale del partito era cambiato, anche le posizioni erano più moderate, almeno a parole. Insomma, Salvini stava cercando di ripulire la Lega di quell'atmosfera, di quella nomea di partitello stupido regionale che disprezza i terroni e si beve l'acqua piena di coca del Po. E con questa nuova immagine cambia la narrativa. Il problema non sono più i terroni o Roma ladrona, come diceva il caro grande vecchio, ma sono adesso invece l'Europa, l'elite, la finanza internazionale, che è un altro modo per dire i giudei. Insomma, è un po' generico, ma l'obiettivo è un po' quello.
Ma c'è anche il colpo da maestro, perché sapete, tipicamente quando un partito va al governo, va al potere, comincia a perdere consensi. Perché? Perché appunto quando le cose cominciano a mettersi male, e le cose si mettono male, ci sei tu al potere, quindi ce la si prende con te. Ma Salvini non fa questo. Essendo partner minoritario della maggioranza, gioca in opposizione al Movimento 5 Stelle. Si oppone e lo racconta al pubblico. Anche per questo motivo, durante il Conte 1 ci saranno discussioni su ogni singola cosa. Dall'aumento dell'IVA alla riforma della giustizia, dai condoni al decreto sicurezza. Ma c'è anche un altro punto. È il 2018 e stiamo raggiungendo la fine della crisi migratoria iniziata nel 2015. Ma i gommoni e i morti in mare ci sono ancora. E se c'è una cosa su cui Salvini ha battuto il ferro, è proprio l'immigrazione. E quindi vi ricorderete, con la carica di vicepresidente e ministro dell'interno, la narrativa era proprio quella del papà che si preoccupa e difende gli italiani, e quindi una politica costruita sull'odio, sul disprezzo nei confronti del diverso, imparabile, ce lo ricordiamo molto bene. E poi lo smantellamento del sistema di accoglienza, tenere 147 persone in mezzo al mare per 20 giorni, un processo in corso. Ma non è questa la cosa importante, la cosa importante è che questa cosa funziona. Salvini ottiene sempre più consensi perché gli elementi sono ottimi: pulizia del partito, ondata politica internazionale, fingere di essere l'opposizione, tutta la narrativa della sicurezza della nazione, del popolo, tutte queste parole che riempiono la bocca tipo fossimo in un film di Harrison Ford, e soprattutto ingozzarsi di ogni cosa. Per questo motivo il ragazzo nei sondaggi comincia a salire, sale fino al 38%, siamo a livelli di partito della nazione, come Renzi. Ma è al picco di questi sondaggi che Salvini fa qualcosa di straordinario, qualcosa di assolutamente inaspettato, un colpo di scena meraviglioso che la storia ricorderà come lo strappo del papete. A seguito di bagarre su più temi, Salvini innesca una crisi di governo. Si parla di mozione di sfiducia e poi il 9 agosto la Lega si sfila dalla maggioranza facendo cadere il governo. E Salvini chiede qualcosa di modesto. Non sono nato per scaldare le poltrone. Chiedo agli italiani se ne hanno la voglia di darmi pieni poteri per fare quello che abbiamo promesso di fare fino in fondo, senza rallentamenti e senza palle al piede. Poi siamo in democrazia, chi sceglie Salvini sa cosa sceglie. Ora, nessuno riuscirà mai a capire che cosa diavolo gli fosse passato per il cervello in quel momento. Se davvero si aspettasse che Mattarella avrebbe sciolto le camere e indetto nuove elezioni a un anno dalle ultime elezioni, sta di fatto che Salvini se la prese in culo. A inizio settembre il PD non si fa alcun problema e accetta di far parte della nuova coalizione di governo, il Conte 2. E da lì in poi, esattamente da quei mesi, il partito di Salvini comincia a scivolare sempre più in basso nei sondaggi, un crollo inversamente proporzionale alla crescita della Giorgia, che, ricordiamo, è italiana, è madre e noi non glielo toglieremo. Ed è a metà video che entra in scena la nostra protagonista. Quindi, com'è che adesso è lei, inshallah? Ora, con la Meloni al governo alcune cose potrebbero essere più a rischio del solito, ma saprete cosa non sarà mai in pericolo? Le vostre password se utilizzerete NordPass, lo sponsor di oggi! Oh cielo, Gio, di cosa si tratta? Si tratta di uno strumento di cybersicurezza e quello che fa appunto è gestire le nostre password. E perché è importante? Perché tutti quanti noi abbiamo l'abitudine di usare le nostre password dei social per accedere a tutta una serie di siti, applicazioni, programmi per fare una serie di cose. Comprare prodotti, vedere gente, comprare gente, vedere prodotti, insomma un sacco di cose. Ed è esattamente quello che fanno gli hacker. Ossia usano le nostre password, usano i nostri profili per fare un sacco di cose divertenti. Furti d'identità, furti classici, ricatti. E sì, è facile scoprire le nostre password perché le nostre password tipicamente sono semplici e molti di noi utilizzano le stesse password per più applicazioni, più social, più servizi. Ed è per questo motivo che abbiamo bisogno di NordPass. Su NordPass possiamo archiviare tutte le password che vogliamo in un unico posto senza fatica e grazie a ciò possiamo accedere ai vari siti con le password salvate senza dover ogni volta inserire le credenziali. Poi possiamo controllare la qualità delle nostre password, se sono state usate su più account, se sono vecchie e inefficaci, oppure possiamo lasciare che sia NordPass a generarne di nuove per massimizzare la sicurezza, e in caso di data breach NordPass ci avvertirà immediatamente. C'è la versione base, che è gratuita e va bene, ma se volete la versione figa, con le cose fighe, come per esempio l'analisi della sicurezza delle password, allora lì c'è la versione a pagamento. E quanto costa, Gio? Quale cose diventano pesanti? Infatti, se per caso utilizzerete il mio codice sconto utilizzando il link qua sotto in descrizione, avrete il piano biennale di NordPass a meno di un caffè al mese. E un mese gratis. Un salasso. Squadra è uno strumento fondamentale, è utile, pratico e ci protegge. Il link è qua sotto in descrizione. Quindi, per concludere, NordPass, proteggi le tue password!
Dunque, Salvini perde sempre più consenso mentre la Meloni cresce. E Fratelli d'Italia della Meloni e la Lega di Salvini hanno due storie diverse, ma si connettono in diversi punti. La Lega Nord, prima di Bossi e poi di Salvini, era un partito regionale che negli ultimi anni aveva cercato di ripulirsi in un'operazione simile a quella del Rassemblement National di Marine Le Pen. E anche la Meloni ha seguito questa operazione, ma la sua storia è diversa. Fratelli d'Italia, infatti, non è un partito regionale o di categoria, ma un partito relativamente giovane nato da una scissione in seno alla destra. Tutto parte infatti dal 2012, quando la frangia più estrema del Popolo delle Libertà, guidata da Ignazio La Russa e Crosetto, decise di sganciarsi per dissidi interni. Pertanto, dal 2013, Fratelli d'Italia corre in coalizione, ma è un partito indipendente. Fratelli d'Italia nasce quindi come frangia di destra di un partito di destra. Di conseguenza, le sue posizioni politiche sono di destra e spesso di estrema destra. Non a caso, il logo stesso si rifà a un collegamento storico che Fratelli d'Italia coltiva con il Movimento Sociale Italiano, partito neofascista degli anni 70, quello di Giorgio Almirante, per intenderci. E infatti, oggi più che mai, la destra incarnata dalla Meloni non è la destra liberalona o la destra maialona di Berlusconi, per intenderci, no? Questa è proprio la destra tipo Dio, patria e famiglia. Sapete, no? Tipo Francisco Franco, Pinochet... Pertanto, anche se non conoscete le politiche della Meloni, sono facilmente intuibili. Assolutamente no alle unioni civili o diritti per le coppie non etero, contraria alla legalizzazione di qualsiasi sostanza che non sia già stata tassata dal governo, biotestamento e eutanasia, neanche parlarne. Dal punto di vista economico, come ovvio che sia, una posizione assolutamente asservita alle elite dominanti, quindi abolizione del reddito di cittadinanza, flat tax al 15%, più qualche sproloquio sull'euro che ovviamente adesso non tira più fuori in quanto i tempi, appunto, sono cambiati. Io adesso lo sto asciugando veramente all'osso perché appunto non è il punto fondamentale del video, ma ci sarebbero un sacco di cose da dire, come il fatto appunto che Fratelli d'Italia ha un piccolissimo problema di infiltrazione camorristica nel suo partito, poi anche lei, come Salvini, ha fatto un'importante campagna di disprezzo nei confronti del diverso. Ah, tra l'altro, cosa molto figa, Fratelli d'Italia è uno dei pochissimi partiti che si è messo contro il reato di tortura, no? Che se vi ricordate il mio video su Genova, e beh, è rassicurante, no? Dici, ecco, la prossima presidente è contro il reato di tortura. Oh, oh, oh. Le basta vincere le elezioni una volta sola, sostanzialmente. Ma veniamo a noi. Come si sta prendendo il posto di Salvini? Tanto per cominciare ricordiamoci un fatto, ossia che Salvini ha, diciamo, essenzialmente terminato questo suo ciclo. Il suo periodo di grande sogno oscilla dal 2016 più o meno al 2019, ossia quando i sondaggi veramente partono, no? Che il 2019 è appunto lo strappo del papete, da lì in poi è tutto quanto un cascare. Di conseguenza il periodo di sogno di Salvini, almeno questo sogno qua, è terminato naturalmente. Infatti quella pessima gestione, lo strappo, gli impedì poi di capitalizzare questo famoso 38% nei sondaggi, quindi gli andò anche male. Ma siccome appunto il tempo è un cerchio piatto, adesso tocca a qualcun altro. Ma infatti, pensateci, quanto era durato prima di lui Renzi? Voi direte, troppo, è ancora lì? No, certo, dico il sogno di Renzi, il rottamatore, anche lì il Partito della Nazione, quant'è che era durato? Dalla fine del 2013 fino alla fine del 2016. Quello era il periodo delle grandi elezioni, delle primarie, delle vittorie alle europee al 41%, poi da lì fu soltanto un crollo. 3 anni! È un po' questa la vita naturale, questi cicli si chiudono. È un po' così che funziona, 3 anni sono veramente tanto tempo, accadono un sacco di cose, soprattutto politicamente, anche lì è praticamente un'infinità. Quindi se non riesci a mettere sempre qualcosa di nuovo, la gente poi, appunto, il suo entusiasmo crolla. Di conseguenza, l'elettorato di destra o di centro, o comunque quell'elettorato fluido e confuso che fa la differenza nel paese, probabilmente dal 2019 in poi si sarà stancato. Finché Salvini con i suoi social raccontava la storiella degli immigrati che è colpa loro, e la favola dell'Italia e del parmigiano, beh, forse ci poteva anche stare, ma più passava il tempo, più il ragazzo si ingozzava, più si faceva degli autogol paurosi come far cadere il governo, più la gente si stancava. Poi c'è anche un altro fatto, ossia che negli ultimi 3 anni sono accadute veramente un sacco di cose, in particolare 2 anni di pandemia che in questo paese hanno fatto tipo 170.000 morti e poi come premio una bella guerra ai confini dell'Europa. Ora, quando accadono delle cose tipo queste, tipicamente le voci dei buffoni tendono a scomparire. Infatti, nello specifico, voi sapete che cosa ne pensa Salvini della guerra? No, tipicamente no, ma anche se fosse, chi se ne frega, e Salvini, cosa diavolo vuoi che ce ne freghi? Al massimo possiamo interessarci di che cosa ne pensa Draghi. Perché? Perché Draghi, che è il potere, sa
sappiamo che ha un minimo di competenza e sia che gli vogliamo male, sia che gli vogliamo bene, comunque stiamo attenti a ciò che dice. Quindi gli eventi importanti nascondono le voci dei buffoni. Non a caso appunto Salvini non l'abbiamo praticamente sentito durante la pandemia. Io per esempio non me lo ricordo praticamente. E se mettiamo Meloni e Salvini sullo stesso piano, anche se non sappiamo entrambi cosa pensano, tipicamente si tende più a puntare sulla Meloni, perché ormai Salvini lo conosciamo, ci abbiamo fatto un sacco di esperienza, un sacco di tempo, un sacco di mangiate, vapete, eccetera, eccetera. Vediamo cosa va a dire quell'altra. Ma in realtà non è solo questo, perché appunto anche a livello di opinioni, anche a livello di intenzione e di energia, Salvini e Meloni non sono la stessa cosa. Infatti Salvini, da quando è entrato nella coalizione di governo per Draghi, ha smarrito sempre di più il suo elettorato di riferimento o gli interessi che il partito dovrebbe seguire. E anche i suoi cavalli di battaglia, come l'immigrazione o la sicurezza, ora sono praticamente inservibili. Il risultato è che Salvini, a ogni nuovo tema, tentenna, bofonchia. A volte è addirittura in contrasto con diversi esponenti del suo stesso partito. Prendiamo ad esempio il tema dell'Ucraina. Una volta iniziata l'invasione, che cosa ci ha dato Salvini? Prima un'accusa generica alla Russia e ovviamente a seguire gli sfottimenti online per le sue pagliacciate a favore di Putin nel corso degli anni. Poi, per par condicio, aveva detto che non era così comodo nell'inviare armi e anche lì altri sfottimenti online per la storia della legittima difesa. Poi prova ad andare in Ucraina per riparare un po' e in Polonia gli fanno lo scherzetto della maglietta. Insomma, un disastro. La Meloni invece non si è fatta prendere impreparata. Subito condanna la Russia, subito d'accordo a inviare armi e anzi rilancia su diverse questioni. La Russia da tempo ha messo in campo un disegno di espansione. È una guerra anche economica, è fatta contro di noi, è fatta contro l'Europa. Se domani l'Ucraina capitola o si arrende, perché non dovrebbe accadere la stessa cosa in Moldavia? Perché non dovrebbe accadere la stessa cosa in Georgia? Ma le dico di più, perché non dovrebbe accadere in Finlandia, che è un'altra nazione che è fuori dalla NATO? Scusate, ma se l'Occidente dice noi non siamo disposti a difendere l'Ucraina, domani che dirà? Difendiamo la Lettonia? Attenzione, perché in queste cose, quando indietreggi, rischi di pagare doppio. Questa cosa qui, inviamo le armi, soffochiamo la Russia di sanzioni, è comunque una posizione politica che non è condivisa dalla maggioranza degli italiani. Ciò nonostante, a quanto pare, per l'elettorato, almeno di questo tipo, è meglio avere un'opinione concreta, salda, che invece appunto bofonchiare qualcosa di generico. E poi ovviamente qua non c'è il colpo da maestro, perché non è il colpo da maestro, ma c'è il gioco delle parti. Infatti se guardate i sondaggi noterete che la decrescita di Salvini forse è addirittura accelerata da quando è entrato nel governo di Draghi, e la Meloni invece ha accelerato la sua crescita perché appunto è sempre rimasta all'opposizione. E appunto forse per Salvini la cosa è ancora peggio, no? Perché lui ha sempre raccontato di essere contro l'elite, contro l'Europa, contro i sinistri, contro i professoroni, contro gli scansafatti che è il Movimento 5 Stelle, e poi appunto ci fa il gran governone che è visto come questo grande impasto mostruoso, no? Sei uno di loro. E la Meloni appunto fa il gioco delle parti, sta alle opposizioni, lancia la cacca e appunto che deve fare? Lancia la cacca. Poi c'è anche un altro elemento che non credo tutti quanti abbiano afferrato. Infatti, vi siete resi conto che la Meloni è una donna? Sono una madre! Giusto, giusto! È una donna! Eppure da lei non avete mai sentito delle parole come emancipazione, quote rosa, femminismo? Mai! È la mamma, la cristianità, la famiglia, tutte queste robette che per noi sono un meme, per lei sono appunto dei valori, ne è orgogliosa! E perché, cioè, bisogna vergognarsi di avere questi valori? Sì, no, scherzo! Scherzo, non è vero! E appunto questa cosa della Meloni che dice io sono una donna, sono una madre, sono cristiana, mi ricorda mostruosamente quello che raccontava Mike Pence, il vicepresidente di Trump, che diceva io sono un cristiano, sono un conservatore, sono un repubblicano, in quest'ordine. Dici complimenti. Insomma, a sinistra, quando si parla di donne, si parla di emancipazione, di femminismo, di rivoluzione del ruolo di genere. A destra, invece, tipicamente si parla quasi di proprietà. Arrivano gli immigrati a prenderci le nostre donne! La Meloni, invece, ne fa una questione di vanto. Lei prende i valori tradizionali e dice io sono quella roba lì, sono una madre, sono cristiana, se c'ho i figli spero che non siano gay, Dio, i confini, le patrie, i Gesù, e quando è che
In altre parole, la Meloni probabilmente diventerà presidente del Consiglio ed è la più grande speranza in questo paese al momento di avere un presidente del Consiglio donna, se questo è il nostro obiettivo, perché appunto una donna che non mette a rischio, che non minaccia l'elettorato medio di destra, che non mette in discussione i suoi valori, che non lo spaventa. E voi direte, Gio, ma l'elettorato medio di destra non ha paura delle donne. Ma no! Ma certo che no! Ma figurati! Ma no! Quindi, per farla breve, la Meloni, al contrario di Salvini, ha tutta quanta una serie di elementi che gli ha permesso di rosicchiare il suo elettorato. In particolare, un senso di novità fisiologico nel nostro paese, uno slancio di iniziativa e quindi energia, che adesso appunto Salvini non ha più, delle proposte politiche precise, magari non condivisibili in quell'elettorato, ma sicuramente riconoscibili, il rilancio di una serie di valori tradizionali e quindi rassicuranti che fanno sempre piacere, e il fatto di essere donna che non pone alcun pericolo per quell'elettorato stesso. Ma c'è un ma. La Meloni appartiene comunque a una tradizione politica che è palesemente di destra, ma quella destra ha contatto con il neofascismo, senza contare problematiche come le infiltrazioni camorristiche o tanto altro. Quindi non è così facile da votare quanto Salvini. Infatti, per il momento, la Meloni è ben lontana dal raggiungere il fantomatico 38% di Salvini, ma il tempo ci dirà. Manca ancora 11 mesi alle prossime elezioni, ma la campagna elettorale è già cominciata e io sinceramente non vedo l'ora. Sarà una festa. E se la guerra in Ucraina non terminerà per l'epoca, esprimiamo appunto termini il prima possibile, molto probabilmente la campagna elettorale si concentrerà sugli effetti che subiremo noi italiani in questo paese appunto proprio per la guerra. Quindi appunto gli effetti energetici, le bollette, il rincaro dei vari prezzi, il carburante, il cibo. Sarà incredibile. Quindi non è detto niente come al solito, vediamo cosa farà la Melonona. E cosa farà Salvinone, cosa faranno Letta e compagnia e... oddio, il Movimento 5 Stelle. In ogni caso, grazie mille per avermi seguito, noi ci becchiamo prossimamente, questo qua è il mio solito romanzo, lo trovate tutto in descrizione, e noi ci becchiamo ancora, come al solito, peace out! Madonna, ma come si è sciolto il Movimento 5... Non è che si è sciolto, si è diviso, non mi sono informato, tutto il giorno che stavo guardando questa cosa, ma come? Ma proprio quando stava andando tutto così bene per il Movimento 5 Stelle... Erano usciti anche a liberarsi di Dibba che stava andando in Russia e se n'era andato gli facevano ciao e... Ma chissà che è successo, ma chissà che si sono detti. Boh, forse ci faccio un video sopra. O forse no, perché in realtà... Poveracci. E in questi momenti che penso... Poveri bastardi. Che spreco. Vabbè, vedremo poi. Fa caldo. Sempre più caldo.